Vedi quel Buddha dal volto gentile? Quello non è mio, è stato intagliato dal vero scultore. Quando un uomo deve affrontare ciò che ha dentro, può tornare utile. Affrontare ciò che ha dentro di lui. Rabbia, tristezza, o forse ricordi di tempi andati, cose simili. Ancora tu? Devo scolpire Buddha. Tu fai quello che vuoi. Sì, ecco. Vedi quel Buddha dal volto gentile? Non farci niente di strano. Sei davvero resuscitato dalla morte. Il potere del sangue del drago. Non avrei mai creduto di vederlo con i miei occhi. Chi sei? Mi chiamo Emma. Sono un cerusico e servo il mio signore. Quale signore? Perdonami, ma non posso svelare la sua identità per la sua sicurezza. Ma il mio signore mi ha ordinato espressamente di darti ogni aiuto possibile. Non ti chiedo di fidarti di me, ma obbedirò agli ordini del mio signore. La tua fiaschetta di acqua medicinale, in origine l'ho realizzata io. Sono un cerusico e in quanto tale ti aiuterò. Hai realizzato tu questa fiaschetta? Sì, era per Lord Kuro, ma pare che l'abbia affidata a te. Senz'altro l'avrai notato, ma le acque medicinali di questa fiaschetta sgorgano dal nulla. Anche dopo averla svuotata, sarà nuovamente piena dopo un breve riposo. Sì, esiste un modo per migliorarlo. Portami dei semi di zucca. Semi di zucca? Sì, dai semi di zucca si ricavano acque medicinali. Se aggiungo questi semi, la quantità di acque medicinali aumenterà. Se ne trovi, portameli. Va bene. Ho una richiesta da farti. Di che si tratta? Per favore, mostrami il tuo viso. Cosa? Questo marchio bianco, l'hai dalla nascita? No. Allora vuol dire che compare su chi ha ricevuto il retaggio del drago. O forse è un segno premonitore. Hai finito? Sì, può bastare così. Chiedo scusa, sono stata scortese. Addio. Non ti ho mai visto prima. Come ti chiami? Non vuoi dirlo. Hai l'aria di un abile shinobi, però. Uno shinobi o forse... Signore, esaudisci la mia umile richiesta. Affrontami in battaglia. Ancora vivo, come pensavo. La tua abilità con la spada era davvero ammirevole. In pochi mi hanno ucciso con tale perizia. Che cosa sei? Qualcuno mi chiama senza morte. Altri posseduto. Non posso morire. Sono e basta. E tu?
cosa ti porta in un tempio in rovina come questo? A quanto pare hai parecchi pensieri. Senti, perché non mi sfrutti per allenarti con la spada? Potrebbe tornarti utile per la tua missione, quale che sia. Un corpo caldo che non può morire può esserti utile. Ti offro il mio. Ebbene? Molto bene. Allora, cominciamo. Dicono che sguainare la spada sia una buona cura per la noia. Hai notato? Questo tempio attrae chi non sa dove altro andare. Rientro sicuramente in questa descrizione. E sarà per questo che di tanto in tanto si trovano cose molto interessanti nella cassetta delle offerte. Sarò io il tuo avversario. Affrontami ancora. Torna quando vuoi. Se vuoi provare nuove tecniche, sono a disposizione.
Ne ho trovato uno. Uno strumento shinobi? Sì. Prima ho detto che la tua protesi era una zanna, ma aggiungendo strumenti da shinobi al tuo braccio, potrai cambiarne la forma. Scudi resistenti? Riducili a brandelli. Nemici agili? Abbattili da lontano. Aggiungere altri dispositivi ti darà più modi per uccidere i nemici. Se c'è qualcosa da uccidere, c'è un modo giusto per farlo. Non c'è altro da dire. Vedo che conosci molto bene la protesi. Farei meglio a calmarmi. Più parlo di spargimenti di sangue, più le mie sculture si fanno demoniache. Dammi qua. Te lo monto io. Qualunque cosa io faccia, ogni Buddha che scolpisco è un'incarnazione dell'ira. Tale è il destino di coloro verso i quali abbiamo un debito karmico. Capirai quando proverai a scolpirne uno tu. Dunque, ti serve qualcosa?
Sei tu, Inusk? Figliolo, hai visto il giovane signore? Non sono tuo figlio. Ci risiamo, Inusk. Ti piace farmi passare per rimbambita? Ma una madre riconosce suo figlio. Comunque, prendi questo sonaglio. L'ho creato per la protezione del giovane signore. Per favore, donalo al Buddha per il suo bene. Chi va là? C'è qualcuno? Sì. Quella voce... No. Può essere. Signore, mi chiamo Inosuke Nogami. Sono un vassallo della famiglia Hirata. O almeno lo ero. Vi chiedo un favore. Potete andare a trovare l'anziana in quella casetta. È mia madre, ma la sua mente va spegnendosi. Non distingue una persona dall'altra. Ho incontrato tua madre. Mi ha dato un sonaglio. Davvero? Vi ringrazio. Il sonaglio l'ha tormentata molto a lungo. Continuava a mugugnare qualcosa sull'offrirlo al Buddha. Voi siete l'uomo di prima, vero? Grazie per quello che avete fatto per mia madre. Il sonaglio l'ha tormentata molto a lungo. Continuava a mugugnare qualcosa sull'offrirlo al Buddha. Thank you.
Cosa non va? Oh, mal del drago. La stagnazione trabocca e si diffonde. Una malattia che col tempo porta alla morte. Di cosa parli? Non preoccuparti per me. Non sono normale. Come vedi, per me è difficile parlare ora. Chiedi a Emma di tutto il resto. Chiedi a Emma di tutto il resto. Scultore. Non mi serve la tua preoccupazione. Non sono normale, come vedi. Non basterà il mal del drago a uccidermi. Chiudi i tuoi occhi e ascolta il sonaglio che ti parla. Il suo suono scuoterà i tuoi pensieri e risveglierà i vecchi ricordi dal loro torpore.